sotto. Anche perché è festa dappertutto, festa ovunque. E allora buone feste, amici. Buone feste da Federico. Chissà, vediamo se mia moglie. Posso andare da mia moglie, vediamo. Oggi è l'Immacolata. È l'Immacolata Concezione. Patata, sei pronta? Io sono in diretta, vieni a fare una direttina con me? Aspetta, mi sto togliendo la maschera ancora. Va bene, ti saluto. No, arrivo tra 5 minuti. Ti sto riprendendo. Amore, Ti sto riprendendo. no. Non ti sto riprendendo, amore. Amore. Non ci credo, Mi sto amore, no. riprendendo io, amore. Ti pare che ti riprendo? Era così. Amore, amore. No, ragazzi, il brufolo non ha fatto dietro front, l'ho truccato. Guardate, ci ho messo su un quintale di fondotinta, l'ho truccato. Ciao Mariane. Ci ho messo su un litro, una litrata di fondotinta e l'ho truccato. Missing omini, sì, però stasera, ragazzi, è possibile che io sia brillino per festeggiare già dalla diretta. Sia un po' così, già dalla diretta. Lo sapete cosa succede stasera, no? Oltre alla finale di X Factor. Vediamo se siete preparati. Cosa succede a mezzanotte? Cosa succede a mezzanotte? Bene, nessuno lo sa, vi ringrazio. Esce il tuo singolo! Vai! Esce la canzone nuova. Esatto, grazie. Grazie. Esce la canzone, io mi esibirò durante la finale di X Factor con l'anteprima del pezzo. E mi sto un po' cacando sotto perché il pezzo è veramente difficile da fare live. Devo prendere fiato e fare così. Questo è più o meno come fa il pezzo nuovo. Grazie amici per il supporto. Grazie a tutti per il vostro supporto. E devo dire, ieri Ambra mi ha mandato un messaggio veramente molto bello ed è la prima volta che un giudice di X Factor mi manda un messaggio carino dopo che ha finito il programma. E mi ha fatto veramente molto piacere. Voglio bene a tutti i giudici, molto. Quanti siamo? Minchia, 16.000 la mattina così. Ciao Genio! Buongiorno! Mi presti 1 milione di euro? No. Ma perché i capelli gialli? Non sono gialli i miei capelli, sono bianchi. Ce l'hai sempre fatta, ce la farai anche ora. Sì. Sì. Come c'è Gali? Dov'è Gali? Non è vero, non c'è Gali. Gali, se ci sei, batti un colpo. Dove sei, Gali? Non è vero che c'è Gali. Ci saranno i pinguini? Ma voi lo sapete che ho fatto un pezzo con i pinguini che non è mai uscito, che era una bomba atomica? Dovremmo farlo uscire, cazzo. Dite ai pinguini che dobbiamo far uscire quel pezzo, era proprio fico. La Vitto e Leone sono fuori con i nonni e stanno tornando. Hanno dormito dai nonni perché ieri dovevamo preparare tutte le cose della finale, insomma, c'era un po' di lavoro da fare, quindi. Non c'è Gali comunque.
Hai una faccia preoccupatissima mentre leggi i commenti? Davvero? No, è che faccio fatica a leggerli, mi metto così che non vedo più un cazzo, raga. Non vedo più niente. Volevamo rivederti a Sanremo, l'anno prossimo, raga. L'anno prossimo. Vabbè, poi io ci sarò. Tra l'altro, Madonna, raga, so delle cose che potrei fare degli spoiler. Ma tipo giganti. Però non posso farli, se no le persone non mi parlano più. Però so delle cose su Sanremo, raga, proprio succulente. Proprio che mentre ve ne parlo mi viene la bavetta della succulenza. Carichissima per l'uscita del nuovo singolo, grazie. Aimfra mi chiede se sono gay. No, non sono gay. Grazie per la domanda. Metti gli occhiali. Ah, perché non ci vedo. Ciao Josquillo, un abbraccio. La tua canzone. La canzone preferita, posso dirvi che la canzone che esce adesso sembra, adesso voi direte, Federico, stai facendo il figo per la canzone, però giuro che la canzone che esce stasera è una delle canzoni più belle che ho fatto nell'ultimo periodo, secondo me. Saluti da Rozzano, ciao, ciao Rozzi. Stamattina Viva Rai 2 c'era un ragazzo che mi somigliava, lo so, mi ha scritto Fiore. Tra l'altro, raga, io dovevo fare delle cose con Fiorello per Viva Rai 2, solo che non mi sveglio mai in tempo e Fiorello ha smesso di invitarmi al programma. Perché non mi sveglio in tempo. Saluti da Noviglio. Fede, chi vince il mondiale? Arfaina. Faina, ma io che cazzo ne so, non so nemmeno chi cazzo c'è al mondiale. Vince l'Argentina. Non so. Cosa? Hello from Prague. Saluto a Praga. Gli amici di Praga, in bocca al lupo per stasera. Grazie ragazzi, sarà una figata stasera. Ah, sapete che faccio? Se il programma non fi finisce prima, cioè no non finisce prima di mezzanotte, mi collego in diretta mentre sono live a X Factor, prima del lancio del singolo, mezz'oretta prima. Se no, vabbè, mi collegherò così. Mi collego dopo il programma, se no. Saluti da Brescia. Sei dispiaciuto? Per cosa? No, non sono dispiaciuto. Quando ve Ferragnez 2? Non so se posso dirlo, però comunque 2023. 2023, sì. Linda come sta? Bene, abbiamo tutte e due una costellazione di brufoli da stress in faccia. Però bene, sta bene, gasata. Buona Immacolata a tutti, buone feste a tutti. Ma quando un pezzo con Marra? Settimana prossima. Ciao La finale si vede su TV8, credo. Non vorrei dire cagate, credo su TV8. Che quindi TV8 sarà il canale 8? Credo. Mi dispiace tanto per Lomini. Anch'io però sono contento che adesso hanno incominciato il tour, c'hanno un botto di date, quindi sono gasato per loro. C'è uno stormo di uccellini. Ci saranno come ospiti pinguini tattici nucleari. I Medusa, Fedez, Rcomi, Dargen e Ambra. Sì,
Credo che canti anche Ambra, raga. Sarà una bomba. Come sarò vestito stasera X Factor? Allora, questa sera sorpresona, nel senso che, vabbè, la finale mi veste Gucci con un vestito bellissimo, ma per l'esibizione, siccome torno a cantare al forum dopo tanti anni, ho deciso di mettermi a nudo, che è detta così, suona strana, però potete, vabbè, insomma, l'esibizione sarà forte, sarà molto forte. Sarà un po' nudino. Rapper dell'anno, Lazza, tutta la vita. Tu sei tutto l'amore che non ho. Non prendere freddo, raga, sono malaticissimo. C'ho tossina. Esibizione a petto nudo come la foto del singolo. Boom. Boom. Federico riesce a spoilerare anche questa roba qua. Sbam. LOL edizione natalizia spacca. È il 19 dicembre e devo dire ci sono delle cose che fanno veramente molto ridere. Ma tanto, tanto ridere. E basta fumare. Una parola. Quando esce il prossimo album? Ah, non so se ve l'ho mai detto, ma io non faccio più album. Non ve l'ho mai detto? Ho tramutato il mio contratto, sto tramutando il mio. Sono, credo, il primo artista in Italia a farlo. Non so nemmeno se qualcuno l'ha mai fatto. Cioè, non c'ho più voglia di fare gli album, raga. Mi piace lavorare canzone per canzone, dare il giusto spazio alle canzoni e il giusto, la giusta attenzione alle canzoni. Ho la sensazione che gli album siano troppo volatili e che uno magari lavora per 2 anni di fila, esce con un album, e, a meno che tu non abbia un concept album. Allora, se tu hai un concept album, ha senso secondo me fare un disco che segua un suo filo logico, ma siccome io non sono abituato a fare concept album, faccio album di canzoni, per me ha più senso far uscire singolarmente ogni canzone e non fare più gli album. Quando con J-Ax? Non lo so. Ma vi posso fare una domanda? Io ormai non faccio un tour da, cazzo, 3 anni, 4 anni, un botto di tempo. Ma se facessimo un San Siro io e J-Ax, voi ci verreste? Lo chiedo così, sondaggione. Io verrei. Ok. Sì. Sì. Ok, verreste. Almeno 3 persone ci sono. 4 persone. 5 persone ci sono. Chi è che ha scritto quando un feat con The Weeknd? Io no, perché sono da Catania. E vabbè, dai, fai il viaggio. Io ci sono, vedi? Sì, ok. Ci pensiamo su. Ci pensiamo su. Cos'è scritto una volta? Ah, che lanciavo le canotte al forum. Assolutamente sì, beh, grazie. Chiara, raga, si sta cambiando. More! Sta arrivando, ve la presento.
Vi presento mia moglie. Canterai anche a Sanremo? No. Oh mio Dio, Maria Ariete, avrai una lunga vita. Scusami, Maria Ariete, ma mi tocco le palline. Si sa mai. Come non ti si sente? Non si sente? Che vabbè, fate morire, raga. Ok, si sente. E che altro? Avete domande? Aspettiamo la Ferri. Ferri, quanto ci metti? Prendi il PC dalla camera, che faccio sentire il pezzo. Signore e signori, aspetta, ti presento, vai, vai, vai. Signore e signori. Al teatro Ariston, Chiara Ferragni! Che arriverà sicuramente con un computer poi e il pigiama. Chiara Ferragni è qui, ragazzi! Ho pensato la stessa cosa quando l'ho aperto. Allora, Ferri, cosa... Vieni qua, vieni qui. Basta chiamarmi Ferri. Fammi Come ti... spazio, fammi spazio. Non posso fare un caffè intanto? Te lo faccio io se vuoi, ma te lo vado a fare, dai. Ma non so cosa dire. Buongiorno ragazzi! I bimbi non ci sono, guys, arrivano fra un'oretta, che erano dai nonni. Me la faccio ancora addormentata stamattina. Ho dormito finalmente. Fino alle 10 e qualcosa, bellissimo. Bellissimo, senza rumore dei bambini. Chiara, cosa hai detto quando? Ragazzi, sono rincoglionita. Outfit di stasera devo scegliere fra due look. Comunque, o sarà rosa, o sarà nero, o sarà blu. Ho tre opzioni di look. Metti in salvo l'albero di Natale. Sì. No, amore, dai, non lasciarmi qua adesso con la diretta. Che capelli c'ho? Fateci delle domande. Vogliamo Fedez in tour, anche secondo me. Diteglielo a Fedez che deve fare un tour. C'ho l'ansia, raga, dei tour. A disbatti. Cosa ci raccontate? Assolutamente in due. La casa nuova l'abbiamo vista ieri, se tutto va bene dovrebbe essere pronta in estate, quindi speriamo di fare il trasloco in estate, sarebbe molto bello. Capodanno non abbiamo ancora deciso nulla, sappiamo solo cosa faremo A lei il l'anno. suo caffè, signorina Ferragni. Grazie, grazie. Ma non è... L'hai interrotto prima, è corto, vabbè. E Leo e Vitto non ci sono, sono dai nonni, arrivano fra un'oretta, ragazzi, non possiamo chiamarli prima. E a Natale andiamo in montagna con tutta la famiglia, quindi io, Fede, i bimbi, le mie sorelle,
il figlio di mia sorella, i miei genitori, i genitori di Fede e i compagni dei miei genitori e mio fratello. Quindi saremo boh, 14 persone. Sarà molto bello, usciremo. Che bello, non vedo l'ora. Anch'io. No, smetti di fare Cosa ho così. No, fatto? sembra che poi non hai voglia. Non è vero, ho super voglia. No. Di la verità. No, non fare ste cose che dopo mi arrabbia, eh. Cosa ho Che ho detto fatto? anch'io. No, super voglia. Sì, un po'. Smettila, mi stai facendo incazzare. Me ne sto andando. Smettila. Cosa ho fatto? Smettila. Smettila. No, invece gli piacciono questi Mi momenti. piacciono un sacco questi momenti a me. Penso al riso, smettila! Mi piacciono un sacco questi Ora momenti. sei proprio una testa di cazzo. Ma questo è un insulto grave. Vabbè, sì, perché lo sai. Basta, me ne vado da questa diretta. No, non andare Sì. via. Raga, OnlyFans di Chiara Ferragni, quanti pro? Smettila. Io lo farei. OnlyFans Vabbè, tanto non sei di Fedez? Quanti pro? Farei il concorrente a LOL. No, le barzellette che so io non possono andare in onda su LOL. Cavolo, è difficile rispondere, leggere. Grazie per tutte le persone che stanno scrivendo cose molto carine su di me e su Tipo? di noi. No, carine veramente. Ah. Sai che abbiamo un grande cuore, eccetera. OnlyFans dei piedi di Fede. Giusto anche. Liberate, l'avete già ascoltata tutti, quindi. Beh, dovete ascoltarla, appena esce, pam! Ah, c'ho il fiatone. Comunque devi farlo così il trend di TikTok. Com'è? Tipo con due persone, che una è molto tranquilla e l'altra è tutta. Ah, bello. Secondo me. Poi tipo le mie due personalità, oppure tipo l'amico, abbiamo tutti un amico così, eccetera. No? Facciamo già il TikTok allora. E Che TikTok? con questa qua. Raga, la Ferri è cintura nera di TikTok. Cioè, proprio sa tutti i trend. Sì, però poi non li riesco a Crisi di realizzare. Ah, facciamo mezz'età quello lì che totale. volevo. Quello di Snapchat. Ok. Dai. No. Dai. No, Perché? non ho voglia. No, adesso lo facciamo. Adesso appena finisce la diretta lo facciamo e lo pubblico io. Contenuto inedito di Chiara. Quando comincio a fare così, poi non riesco a smettere perché mi piace vedere come fanno le sopracciglia. Prova Vabbè, normale comunque. tu. E non è. Non lo so, Non è una amore. droga, non continua. No, non è una droga, amore. Sei più bello moro? No, secondo me è più bello biondo. Il biondo è più affascinante, più sexy. Vabbè, vedi, il rosso non ti si vede così, non te la devi toccare. Ho messo il fondotinta, Sì, però amore. non ti, non, se ti truccano stasera, ok. Sì. Non te la devi toccare. Vabbè, ragazzi, io devo fare la cacca. Vado Madonna, che palle, che a schifo. fare la cacca. Vi saluto. Prima facciamo il No, no, TikTok. prima devo fare la No, cacca, l'hai già amore. fatta prima. Ma non è vero. Ciao. Ciao.